Il 27 giugno del 1979, il giornalista Marcello Coppetti, scettico sul fenomeno UFO, convinto si trattasse di armi segrete, nonché collaboratore del giornale dei Misteri, riceveva una risposta dal comando generale della NATO. In buona sostanza, lui aveva chiesto se vi erano informazioni ufologiche, e la NATO, nella persona di Lewis Lambert, che era un maggiore dell'aeronautica americana, nonché responsabile dell'informazione delle operazioni NATO, diceva in buona sostanza che i centri di difesa aerea della NATO in Italia riferiscono di norma qualsiasi intrusione nello spazio aereo italiano ai comandi della difesa aerei italiani e a questo comando, cioè al comando della NATO. Queste intrusioni sono normalmente dovute a velivoli che seguono una rotta sbagliata o a velivoli che hanno omesso di presentare le appropriate autorizzazioni di volo. In tutti i casi che si sono venuti alla nostra attenzione, questi velivoli sconosciuti sono stati identificati. In altre parole, non c'erano avvistamenti di UFO intesi come aeronavi extraterrestri. E ancora, la lettera citava l'APSAUT, che sono le agenzie che si occupavano, le agenzie militari della NATO che si occupavano della sorveglianza, le agenzie di APSAUT che hanno responsabilità in questioni di difesa aerea. Questo comando non ha alcuna informazione sugli UFO e non riceve né richiede tali informazioni. Se il Ministero della Difesa, riferendosi ovviamente a quello italiano, compila dati relativi agli UFO, ritengo che questa sia l'unica fonte di informazioni in Italia sull'argomento. Come dire che alla NATO in Italia sugli UFO e degli UFO non ne sapevano assolutamente niente. In realtà noi sappiamo che la NATO in molte occasioni in Europa si è occupata di ufologia, per esempio di avvistamenti UFO. Per esempio nel 1980 era mezzanotte, un UFO luminoso con delle luci cangianti fu visto vicino Bremen in Germania da un viandante, da una pattuglia della polizia e dai militari di una base della NATO. Proprio quest'ultimi nella mezz'ora successiva avevano avvertito il quartier generale tedesco. Un generale in campo aveva comandato l'allarme rosso, due caccia intercettori si erano levati dalla base di Brema per abbattere l'UFO. L'oggetto volante però era riuscito a scomparire all'istante quasi per magia, per poi ricomparire, come spesso succede in questi casi, 3 ore dopo davanti a un gruppo della polizia militare. Il ricercatore ufologo tedesco Michael Heisemann aveva studiato il caso e ha scoperto che la polizia aveva cercato di mettere il bavaglio agli ufologi tedeschi e ai testimoni. Hanno detto che i testimoni si erano sbagliati, che non c'era sufficiente luce per dire con certezza cosa fosse successo, che l'avvistamento era avvenuto al buio. E allora Heisemann che cosa ha fatto? Ha parlato con i testimoni, che invece hanno detto che quella forma discoidale era circondata da luci, quindi era bella luminosa. C'era anche una foto scattata da un contadino, ma è stata sequestrata dalla Kriminalpolizei, la polizia criminale tedesca che all'epoca si occupava delle segnalazioni UFO, per cui Heisemann è riuscito a recuperare soltanto una copia di un disegno. L'originale è stato confiscato, peraltro, dicendo che non c'erano prove del fatto che gli UFO fossero reali. Sarebbe interessante sapere poi che cosa hanno sentenziato i militari della NATO. Ma ci sono degli altri elementi che fanno riflettere. Sappiamo, per esempio, che anche le basi NATO italiane sono state spesso spiate dai dischi volanti, tant'è che diversi anni fa, negli anni 70, la Domenica del Corriere realizzò persino una copertina. Ma poi c'è una testimonianza importante, quella dell'astronauta Gordon Cooper, che quando la NATO aveva il proprio quartier generale a Parigi, poi è stato spostato a Bruxelles, il passaggio di alcuni UFO raccontato da est a ovest aveva scatenato il panico. Erano gli anni 60, si pensava che gli UFO fossero armi sovietiche, e tra l'altro Heisemann ha investigato questo caso, che gli è stato anche confermato da un ufficiale della NATO. Quindi Gordon Cooper, l'astronauta, non si è inventato nulla. Oggi noi sappiamo che anche i russi erano preoccupati da quelle intrusioni.
All'epoca, negli anni 60, la NATO decise che i sovietici comunque non possedevano la tecnologia per realizzare simili macchine e questo fu l'unico motivo per cui non venne data una risposta armata. In altre parole, i militari della NATO capirono che non era molto intelligente mettersi a sparare, ad aprire il fuoco contro queste cose. E poi sembra che tra il 1961 e il 1964 la NATO abbia varato un progetto detto Assessment, valutazione, opera di Sir Thomas Spike, del Comando Supremo NATO in Europa. Il rapporto sosteneva che l'Europa era stata invasa da intrusi che non erano di questa terra. E poi c'è un ufologo ex militare, Robert Dean, che sostiene di aver lavorato per lo SHAPE, che sarebbe l'alto comando della NATO in Europa, quindi la punta più alta, il vertice più alto della NATO, e di aver visto proprio questo rapporto di assessment, la valutazione, un malloppone, di cui ovviamente lui non è riuscito a fare copia, in cui non solo si diceva che gli UFO esistevano, ma addirittura si disquisiva persino degli abitanti, piloti degli UFO, in pratica degli extraterrestri. Non sappiamo se la testimonianza di Robert Dean sia attendibile, ma sicuramente la lettera mandata a Marcello Coppetti il 27 giugno del 79 dal maggiore Lambert, in cui si diceva che la NATO non si occupa di queste cose, è una bugia bella e buona.